Allora ragazzi, abbiamo già cominciato le riprese. Arriva. Oddio, sta arriva qualcuno. Perché già ci hanno assalito in questo parcheggio della chiesa. Pensaci tu Paolo, io non ho capito un tubo. Vai, muovi. Corri. Non ci interessa. Mi ha dato un uovo di dinosauro. Aspetta, i nostri amici non hanno visto un tubo di quello che stiamo facendo. Ma mi voglio accostare un attimo perché devo studiare queste cose. Questo video sta avvenendo un casino. Ma perché no? Non ce l'aspettavamo. Allora ragazzi, innanzitutto buongiorno a tutti. O buon pomeriggio o buonasera, dipende da quando pubblicheremo questo video. Stiamo contro luce, quindi non si vede un tubo. Allora, ho visto su Facebook che c'era questo evento presso questa chiesa. Per bambini di 3 anni. Di Easton, dove praticamente organizzavano una caccia alle uova, però non ne sapevo nulla, non abbiamo fatto in tempo neanche ad avviare il video perché come siamo entrate nel parcheggio della chiesa già ci hanno detto via qua, abbassare il finestrino, hanno attaccato a parlare, quindi eccoci qui. Quindi abbiamo scoperto, o meglio Paola perché non ci avevo capito niente, che dobbiamo andare in giro. Lo spiego io, praticamente ci sono delle domande, ovvero clues. Indizi, e tu devi cercare di rispondere a queste domande, sì. Per poi trovare l'indirizzo dove andare a prendere quest'uovo, ok? Oh. Però ovviamente se non indoviniamo la risposta ci ha dato anche le... cioè se non troviamo la, abbiamo la anche risposta, le risposte. Ok, Orange Ship Pasture dobbiamo andare. Ah, dobbiamo andare allo Ship Pasture. È una specie di riserva naturale. È una figata dove sto c'è, coso, dove c'è una specie di bosco e... Hai visto che con mamma ti diverti, che non ci volevi venire? Andiamo alla ricerca del nostro primo uovo. O meglio, Paola già hanno dato un uovo, l'hai mostrato ai nostri amici? Sì, perché è il punto di partenza. Questo è il punto di partenza. Che cos'è quello? Allora, siamo arrivati al nostro prima tappa, che è qui. Ma adesso non so dove dobbiamo andare, Paola. Vediamo un pochettino. Tecnicamente non lo so. Seguilo, eccolo, t'ho detto che devi seguirli. T'ho detto. Mo scendi tu, No, mi devo mettere la maschera. Certo, mettiti la maschera, Paola. Io vedete, lì giù c'è una signora con una cesta tutta quanta colorata. Ma dai! Che forte! Ma che è successo? Io non li faccio i giochetti, mamma. Ma no, di che sei venuta solo a prendere l'uovo, dai! Mamma, li devi fare i giochetti prima di prendere l'uovo. Io lo so che Paola mi starà odiando per questa cosa. Mannaggia la macchina, non abbiamo visto che cosa ha dovuto fare. Hai visto? Troppo no, hai notato anche i nostri cosa amici, ho perché fare? C'avevo sta macchina. Ho che dovuto saltare come un coniglio che prende la carota. Non l'ho potuto vedere, ci stava sta macchina davanti proprio quando ho visto che stavi per fare un saltello, Paolo, ci siamo persi questa cosa. Dai, su, cosa ti hanno dato? Mostra ai nostri amici. Dai! L'uovo. Ok. E poi due caramelle. È bellissimo! Qual è la nostra prossima tappa? Dai Paola, dicci! Guarda, scusa, ma comunque prima di prendere le uova devi lanciare la palla, leggere quello che c'è scritto sopra e guarda caso cosa mi è capitato. Run like a bunny! E non ti abbiamo potuto vedere, Paola. Sure, so like this! 14 anni e non sentirli! Dai Paola, se no il non me lo chiami fa! Non me lo chiami fa! Sei tu che sei venuto a prendere le uova? Dai, dove dobbiamo andare adesso? Sono venuto a saltare come un bagni. Dai. Ok, adesso cerchiamo un uovo, color pink. Che cosa mi ha dovuto fare per prendere un uovo di plastica che dai, neanche si apre. Dopo vedremo a casa che cosa contiene, dai. Pensa se te compravo il cerchietto con orecchie da coniglio, come stanno tutti quanti in giro con questi cerchietti, eri proprio carina. Dai, metti il navigatore perché sennò c'ho pure il video acceso, non posso mettere la strada. Dove dobbiamo andare? Su! E non mi aspettavo che fosse così sta cosa. Ma dai! Ma io credevo che dovessi...
che pensavo di non dover saltare come un bunny che cerca la sua carrot. Non hai capito? Credevo che noi dovessimo scendere dalla macchina lì nel prato e cercare le uova lì, non che dovevamo andare in giro con la macchina. Eccoci qui, ho visto tutti i colori, dai Paola! Dai, cosa mi toccherà fare questa volta, ragazzi? Eccoci qui! Paola che si avvicina con sospetto mentre sta raudendo sua madre. Eccola che torna. Tra poco ascolteremo la sua testimonianza. Non ha dovuto saltare questa volta. Cosa hai dovuto fare questa volta, Paola? Ho dovuto raccogliere le uova a terra in mezzo ai bunnies. Abbiamo l'igienizzante pronto, dai, cosa ti hanno dato? Lisciti le mani e ripartiamo, dai. Vediamo quale sarà la nostra nuova tappa. La bella è che appena sono arrivata mi fa hi, e io hi, so how does it work? E lei, oh, so, io, tipo, ma guarda tipo, ah, ma sei qui per raccogliere le uova? How does it work significa come funziona, cioè Paola gli ha chiesto che devo fare in pratica, come funziona, e questa è rimasta meravigliata, immagino, perché ha visto che ma guardate proprio così. E adesso dobbiamo andare in un altro parco, vai Paola, andiamo. Guarda quella bambina, 3 anni. Ma che ti frega, ma quando tu avevi 3 anni stavi in Italia, Paola, quindi non potevamo vivere questa esperienza, dobbiamo per forza farla adesso insieme ai nostri amici, ripartiamo. Ti stai rendendo conto di ciò che mi stai facendo fare, vero? Questi hai sono qualcosa da dire a tua disculpa? Questi sono ricordi che rimarranno impressi nella tua memoria, Paola. Sarà bellissimo! Loro 3 anni! Dai Paola, ti aspetto qua in macchina. Purtroppo da qui giù non si vede molto. Interrompo la ripresa e aspettiamo Paola così ci racconta la sua esperienza. No ragazzi, proprio come ho interrotto, ho visto Paola che ha dovuto risaltare come un coniglietto, solo che tanto nel video non si sarebbe mai visto. Ho paura. Mannaggia, non l'ho ripresa. Mi odierà sempre di più, lo so. Oddio, non ce la posso fare. Non ti ho ripreso perché non si vedeva niente. Ho interrotto il video. Poi come ho interrotto il video ho visto che stavi saltando come un coniglietto. Ma purtroppo non ti ho ripreso. Anche perché nel video non si sarebbe visto. Paola, tutto bene? Facci vedere cosa ti hanno dato, dai! Un altro uovo. Vogliamo vederlo! Bellissimo! Con un cavallo! Allora la signorina mi guarda, non mi parla. Poi ho detto, hi, cacchiarola! How does it work? E lei, oh, so! Io, grazie, ma guarda, so do you want to do the challenge? E io, sure, allora lancia la palla, so, run like a bunny, sempre bunny mi capita a me, c'è una cosa assurda, e io, e lei, yeah, e poi all'altro ragazzino, yes, you did it, amore della e mamma, dai, andiamo verso il prossimo e uovo, e papà si vergognava anche, io che cosa dovrei dire? Che c'è? Non è allora, carino? Mamma, è carino, ma ti ripeto, è carino se io avessi 4 anni, ma ne ho 14 come vedi mamma, non sono più piccolina, la piccolina della... no! Ma è divertente lo stesso, dai, che ti frega, mi sono persa, cavolo, non dovevo girare qui! Oh, dirindirindina, mi sono persa per strada! Non si vede un tubo neanche questa volta. Mi ha risparmiato il sacco del coniglio, guys. E vai, infatti mi sembrava di non aver visto nulla. Di che c'era colore è l'uovo questa volta? Giallo e viola. Oh, wow! Ha preso anche 4 ovetti. Bene. Adesso dobbiamo trovare l'uovo verde. Guardate che bella. Dai, non vedo l'ora
devi saltare. Ma speriamo che adesso ti posso riprendere, dai. Vediamo questa volta cosa dovrà fare. Ma forse deve solamente andare a cercare l'uovo in mezzo al prato. Eccola che arriva. Com'è andata, Paola? Mi sembra che tu non abbia dovuto fare nulla. Questo era abbastanza nascosto. Oh, deve cercare le uova in mezzo al prato da sola, vedete? Questa è andata meglio, Paola, dai. Che c'è? Perché fai questa faccia? Non ce la faccio più. Dai, ne manca uno solo, abbiamo finito. E poi dobbiamo tornare alla base, dai. Vedete? Cioè, vedete, io le vedo, sono lì in terra. Ce ne sono di vari colori. Allora Paola, dici com'è andata questa volta? Finalmente abbiamo finito? Dobbiamo tornare alla base, non so se ci debbano dare l'uovo finale oppure solamente dirci ciao. Bene ragazzi, stiamo tornando alla base, ovvero al nostro punto di partenza. Che dobbiamo fare Paola? Che dobbiamo fare? Il percorso nel bosco? Seguiamo gli altri. Oh, dai, andiamo! Questa volta dobbiamo per forza andare a piedi e ti devo seguire, se no non posso riprendere niente da laggiù. Oh, l'ultima tappa è una vera e propria caccia alle uova. No, vabbè, fantastico. Guardate. E non lo so, chiedi se vuoi prendere una ranocchia. C'è la signora lì, dai. Ah, la vuoi prendere? Facciamo vedere. Anche la ranocchietta. Ah no, che è una ranocchia. Ah no, un coniglio. Mi sembravano ranocchie, infatti mi chiedevo ma perché le rane? Guardate che carino. Dai, ti faccio una foto ricordo. Bene ragazzi, è stata davvero una bella esperienza. Che dici, salutiamo i nostri amici da qui? Ok, ciao ragazzi. E facciamo vedere il tuo bottino soprattutto. Vedete? È stato veramente molto bello. Beh, buona Pasqua a tutti. Ciao. Vi vogliamo bene. La nostra prima caccia delle uova.